Giulia De Lillis, la prima apparizione sui social e il suo pensiero sul GFVIP Winsuiden. Giulia De Lillis, dopo la finale del 4 dicembre, ritorna in possesso dei suoi social ed esprime il suo pensiero. Lunedì 4 dicembre, che è stata la finale del Grande Fratello, video. Tra i finalisti più amati di Cinecittà c'era Cancelletto Giulia De Lillis, l'esperta di tendenze e fidanzata di Cancelletto Andrea Diamante. In quest'ultima tappa del viaggio la De Lillis è arrivata con Daniele Bossari, Ivana Mrazova, Luca Onestini e Aida Jespica. Il duello con Bossari. Giulia De Lillis è stato uno dei personaggi più amati di questo talk show. Infatti, si è mostrata trasparente e senza maschere. La sua genuinità l'ha portata a costruire un bellissimo rapporto di amicizia con Ivana Mrazova. Questo rapporto si è rafforzato ogni giorno di più e Giulia è riuscita nel suo intento, portare con sé in finale la bella Ivana. Nonostante le numerose gaffe di Giulia che mostrano una certa noncuranza per la cultura, lei si è fatta amare ed apprezzare dal pubblico per ciò che è. Numerosi sono i VIP che hanno cambiato opinione su di lei, in primis Francesco Monte, segue Belen Rodriguez e infine Karina Cascella. Con il fortissimo aiuto delle bimbe della De Lillis che l'hanno sostenuta dall'inizio alla fine, fratello. Nonostante il suo seguito e il forte appoggio, i risultati della finale del Grande Fratello non sono stati quelli sperati. Era molto quotata la vittoria di Giulia, invece l'esperta di tendenza si è posizionata al quarto posto. Come è accaduto? In un'eliminazione a effetto domino tra i finalisti, Giulia e Daniele Bossari sono risultati i più votati e si sono scontrati al televoto, video. Il televoto è stato vinto da Daniele Bossari e Giulia è uscita dalla casa. Molte sono state le lamentele da parte del web per il servizio di votazione, tanto che molti hanno sospettato che ci sia stato un boicottaggio dalla regia di Mediaset. Nonostante tutto Giulia esce a testa alta e finalmente può riabbracciare il suo Andrea dopo ben tre mesi. Le parole di Giulia. Giulia, dopo essere entrata in possesso del suo cellulare ed essere ritornata alla realtà, scrive un messaggio su Twitter ringraziando i suoi fan e in particolare modo Andrea. Ringrazio tutti per avermi sostenuta, non ci sono parole per dirvi il bene che vi voglio e per ringraziarvi. Segue un ringraziamento speciale anche al suo Andrea e un grazie speciale va a te amore mio. Mi sei mancato tantissimo. Nonostante la De Lillis non abbia vinto ufficialmente la seconda edizione del Cancelletto Grande Fratello VIP, ha riportato una grande vittoria personale a casa, si è fatta conoscere per la vera Giulia e non per quella dimostratasi all'inizio del suo percorso a Uomini e Donne.